Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Game Busters e su Marvel Spider-Man. Allora, stiamo andando a fare una nuova missione principale. Abbiamo ripreso esattamente da dove ci siamo lasciati la volta scorsa. Abbiamo trovato dove si trova l'antidoto, però è precipitato un elicottero, quindi molto probabilmente anche Martin Lee lo ha trovato. E andiamo subito a controllare la situazione. Ok, ci siamo quasi, eh. Eccoci. Ecco il signor Tabù. È proprio una Duken. Cioè, praticamente questi Sable rompono il cazzo solo a noi. Bene. Devo eliminare questi demoni prima di seguire lì nel laboratorio. Eliminiamo i cecchini. Allora, vediamo dove stanno questi cecchini. Allora, uno sta proprio qui. Cerchiamo di non farci vedere. Allora, questo ce lo appendiamo subito. Ok, prendiamo quest'altro. Facci una dormita. C'è una bella dormitina. Questo è rimasto da solo, giusto? Pare di sì. Ok. E questo è andato. Vediamo altri cecchini. Altri cecchini. Devo liberarmi di questi demoni in fretta prima che lei trovi Abbiamo l'antidoto. capito. Allora, un altro cecchino sta là. Però là ci vede, no? Ok, facciamo così. I demoni hanno eliminato gli agenti Sable. Perfetto. Lì è sul piede di guerra. No. Perché ti sei messo così? Allora, vieni qua tu. Ok, scommetto che non te l'aspettavo. no, immagino. Ok, ce ne sono altri? Ce ne stanno proprio parecchi. Proviamo di soppiatto. Allora, altri stanno là. E altri stanno qua. Quindi proviamo a saltare così. Poi così. Bene, sperando sempre che non ci vedano. Allora, facciamo così. Vai a vedere, vai a vedere. Bene. Questi mi vedono però. No? Ok, perfetto. Dobbiamo fare la stessa operazione di qua. Ah, questi si stanno muovendo, benissimo. Tu vieni qua. Perfetto. Spider-Man, sparisci. Se ne occuperanno i miei uomini. Sì, eh? Sable, lì ha fatto piazza pulita dei tuoi uomini. Non farci troppo affidamento. Sei stato avvisato, supereroe. Ci sta minacciando praticamente. Allora, questi stanno chiacchierando, quindi. Ok,
Ok. Dormi bene? Dormi bene. Allora, ce ne stanno altri, però... Sono meno pericolosi quando combattono divisi. È logico. Proviamo a fare la stessa operazione anche di qua. Andiamo, ci va. Vieni qua tu. Questo dovrebbe essere l'ultimo, giusto? Buonanotte. Benissimo. Sable è stata di parola. Questi tizi non sono qui per allearsi con me. Siamo stanchi dei tuoi attacchi, Spider-Man. Per te finisce qui. Pensate sia stato io a far fuori i vostri compagni? Ma dai! Sì, dobbiamo anche cercare di non prenderle però, eh. Dove stanno gli altri? Vieni qua tu. Cazzo, cazzo, cazzo. Sono velocissimi questi maledetti. Sarebbe carino se Sable mi desse tempo. Siamo sulla stessa barca. Infatti. Mannaggia, come sono fastidiosi questi. Ok. Ok, no, ok, un cazzo. Ok, dai, sono finiti. Benissimo. Andiamo. Andiamo. Perché sei così pesante? Attenzione, qua ti fa la Duken. Dai, Sable, mamma mia. Hai assalito i miei uomini e distrutto i miei equipaggiamenti. Sei costato milioni al mio cliente. Dammi una sola ragione per non ucciderti. Ascolta, tu non mi piaci e io non piaccio a te. Ma in questo momento il tuo cliente è alla mercé di lì e lo aspetta una brutta fine se non interveniamo. Infatti. Possiamo restare a litigare o affrontare lì. Scegli tu. Secondo me lei è affascinata da lui, però. Che lo guarda un po' così. Allora abbiamo un accordo. Mi aiuterai a salvare Norman. Per il resto non prometto nulla. Affare fatto. Lì è fuori controllo. Tu pensa a Osborne. Io parlerò con loro. Sì. Viva gli amici. Vabbè, almeno ci dividiamo il problema. Bene. Basta scappare. È ora di finirla. Allora, penso che queste cose se non le possiamo toccare, immagino. Quindi, dov'è che dovremmo andare? Di là. Bene. È una follia. Devo fare appello al Martin Lee che conosco, il fondatore dei Fist Center. Infatti. Dobbiamo salire o dobbiamo scendere? Dobbiamo scendere, immagino. Non possiamo toccare niente praticamente. Mi tocca scendere. E scendiamo, giovane. Ci vogliamo perdere per questo? Ma devo scendere così a crudo? Sì. Vattene, Spider-Man. È una questione tra me e Osborn. Che splashate. So cos'è accaduto ai tuoi genitori.
Incidente. Hai lo stesso cinismo di Osborn. Dai, non facciamo l'acchiapparello, però. I miei genitori sono morti a causa mia, per ciò che Osborn mi ha fatto. Il tuo passato non ti definisce. Puoi liberartene. Volevo fossero orgogliosi di me. Volevo onorarne la memoria. Ma per farlo, Osborn deve rispondere alla giustizia. Non posso permettertelo, Martin. Ma non si insospettisce che conosciamo il suo nome. No? Che poi questi edifici quanto cazzo sono grandi? Il dolore di lì, la sua rabbia, stanno alimentando il suo potere. Si vede, si vede. Ok, anche questa allora era una cosa mentale. Alcuni istanti prima, vediamo che è successo. È l'unico campione. No! No, Martin! Io te l'ho detto, mi dispiace. È stato un incidente. Io volevo aiutarti. Non aiuti le persone. Tu le usi. Martin! Ok. Non riavrai i tuoi genitori. Perché? Ti ostini a voler salvare quest'uomo spregevole! Io voglio salvare te, Martin! Non cercare vendetta! Basta! Ma non si insospettisce, dico io, che conosciamo il suo nome. No. Chissà se ci dà una mentina. Osborn merita una punizione. Troppo a lungo ha infestato come una piaga questa città. Osborn merita il giusto castigo. Ma prima devi mettere fine a questa follia. Non mi fermerò. Velocissimo però. Ah cazzo. Ah ok, dobbiamo aspettare che si stanchi, ok. Benissimo. Basta. Siamo un po' ninja, Martin. Ok, stanco, dai. Le colpe di Osborn ricadranno su di te. Sì, Ok, quindi quando fa con la doppia mano. Vabbè, dai. Ok, ho sbagliato. Se non diventa più veloce di così, si può fare. Questo non sei. Questo è il vero me stesso. Ma ok, se lo dici tu, io ci credo. Cazzo, l'avevo indovinato però. No, ti siamo incastrati malissimo. Ok, cazzo. Andiamo. Smettila, che stiamo a fare qua? A pettinare le bambole? Cazzo. Togliti. No, maledetto.
criminale, non io! Vabbè, insomma, ve la giocate. E stancati su. Mannaggia. Qua la vedo nera, eh. Ok. Dai Martin, dai, arrenditi. Reagisci Martin! Reagisci Martin, su. Ho detto pure io. No! Osborn deve soffrire! Ah! Proprio il demone in persona. Ma come, wow, dai! Sì. Sempre più difficile. Puoi sconfiggere il demone, Martin! Sconfiggerlo? Io sono il demone! E com'è? Mannaggia. Un grosso demone. E com'è? Un grosso demone. No, no, aspettate un attimo, fermi. No. Tu e Osborn non avete scampo. Qua mi è andata di culo, eh. Mannaggia. Sì, immaginavo si incazzasse. È quello che spero. Ancora? Non gli facciamo niente però così. Mannaggia. No. Mi stiamo prendendo malamente però, Cazzarola. Dai che stanco. Ok. È velocissima, maledizione. E dai, stanca di Martin, su. Basta con questa cosa. Ci siamo? Cazzo. Ma questi rompicoglioni. Dai che stanco. La mia volontà è più forte. Sì, lo vedremo. Vediamo. Non posso mai. Ci sono quasi. Sempre più veloce però, eh. Sì, ce ne sono anche sempre di più. Oddio, sono veramente in difficoltà in questo momento. Lo ammetto. È stanco, toglietevi tutti. Toglietevi. Ok, sto un attimo in difficoltà, eh.
Penso che si vede. Stanco. Perfetto. Dai che forse ci siamo. Prenditi la spada, Peter. Prenditi la spada subito. Grandissimo. Che spettacolo. Non cantiamo ancora vittoria, però. Io penso positivo perché sono vivo, Trofeo guadagnato. Deve pagare. Lo so. Dammi mamma questo, dai. Moto, Martin. Questo è il dottor Octavius, eh? Dalla padella alla brace. Inutile. Dai, poverino. No. Non ti rompere. Ok, il vetro è rinfrangibile. Bellissimo però. Ai, che dolore. Ma non ci può venire ad aiutare Sable? Ormai c'ha proprio una padronanza con questi bracci meccanici, eh? Dai, fate pace, su, eravate amici prima. Espressione nei tuoi occhi. Non sai da quanti anni desideravo vederla. Pronto per il gran finale. Peter, riprenditi. Via, ma non devi preoccuparti di lui. Andiamo in ospedale. No, non in ospedale. Al vista. Sta ridotto male, Serve un dottore. Non ci sono dottori. Chi gestisce il centro? Io credo. Ok. Dottore, chiami un dottore. Hai maschere, guanti, certo. Strumenti sterili? Ah, grazie. Se vuoi ringraziarmi, sopravvivi. Ah, ma dobbiamo sopravvivere. Non può sta stronza. Oh mio Dio. Ah, si è bolla guardata malissimo.
Già la farà. Deve riposare. E beh, Spider-Man. Ehi, aspetta, piano. Dov'è May? E quella faccia, dov'è May? No, non mi dire, eh. Dicono che non le resta molto tempo. Pure May. Adesso dove vai? Devo trovare Otto. All'antidoto. Non so se posso batterlo. Tu forse no. Ma il tuo amico Peter Parker potrebbe darti una mano. Cosa? Ha lavorato Peter su quelle braccia. Lui potrebbe trovare un punto debole. Brava Mary Jane. Tutto un tratto si sente meglio. Ah, questa è una citazione del film. Ma sto ragno che mo ci morde? Mo ti morde? Ah, no. Certo, un ragno velenoso al fist. Allora. No. No, neanche questa. Forse ci siamo. No. Ah! Ah! Hai appena ucciso un ragno radioattivo di altissimo livello, Miles. E quindi Miles diventa un nuovo Spider rivale? Allora, il cuore del problema completato. 5500 punti. È stata una bellissima missione. Come un tempo l'ho costruita. Forse posso distruggerla. Al laboratorio troverò qualcosa. Ma sicuramente troveremo qualcosa, Peter. Però lo vedremo nella prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi.